Ciao amici e ben ritrovati! Sono passati ormai 3 anni da quando siamo stati a Backyard l'ultima volta e oggi abbiamo deciso di tornare qui perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda questo grande bunker della NATO di cui vi abbiamo parlato in un video pubblicato tempo fa. Grazie ad ICE infatti sta andando in porto un'operazione di riqualificazione e di restauro di questo grande bunker che porterà in futuro la possibilità di visitarlo anche da parte del pubblico. Infatti basterà contattare l'associazione e tramite loro sarà possibile accedere a questo grande complesso sotterraneo. Bellissima giornata per essere novembre. E anche bellissimi questi ulivi, ci sono delle olive già pronte qui per essere raccolte quasi. Sto avvicinando e già a 100 metri di distanza si sente il rumore di un generatore che indica che i lavori sono in piena fase di svolgimento. Andiamo a vedere. È sempre una grande emozione varcare queste porte. L'ho fatto l'ultima volta 3 anni fa ed era parecchio diversa la base. Adesso finalmente ha un aspetto leggermente più decoroso. L'altra volta era veramente un gran casino di materiali, di oggetti tutti buttati per aria. Andiamo a vedere se troviamo anche Claudio che si sta occupando di tutte queste operazioni di restauro e pulizia. Ti abbiamo trovato finalmente, Claudio. Siamo venuti a vedere come vanno i lavori. Claudio è uno dei responsabili della AISP, appunto è l'associazione che si occupa di restaurare questa struttura, e adesso ci spiegherà più o meno che interventi stanno facendo e quanto tempo ancora ci vorrà perché questa base sia finalmente visitabile dal pubblico. Adesso stiamo facendo i lavori di grossa pulizia, in senso che non possiamo ancora andare di fino, dobbiamo togliere tonnellate di materiale che si era accumulato in questi 20 anni di abbandono e che era ancora tutto quanto sparso sui pavimenti. È stato tutto un lavoro di pulizia, però buttando un occhio soprattutto se trovavamo ancora qualcosa, reperti, e abbiamo trovato ovviamente mischiati in mezzo a tutto le cose accumulate, parecchie cose che poi saranno interessanti per il museo. Questa per esempio è una delle prime sale che abbiamo liberato, adesso stavamo preparando i sacchi. Ricordo, era quella appunto, quella che era tutta veramente piena di masserizie di ogni genere, come avevo fatto vedere nel video precedente. Esatto. Quanto tempo ci vorrà ancora per più o meno? Per la sgrezzatura finiamo entro l'anno, sicuramente, nel senso che puliremo tutte quante le sale e sarà tutto circa come si vede questa sala qui, per cui senza il cumulo di macerie. Poi però, come in tutte quante le cose, l'ultimo miglio sarà quello più difficile, nel senso che da lì pulire di fino la sala, mettere a posto, sistemare gli armadi, provare a ripristinare delle cose, sarà forse più difficile, ecco, quindi ci vorrà un altro paio di mesi. Il grosso problema è che il legno l'abbiamo praticamente perso, quindi ecco, per esempio, le strutture in legno sono molto, molto compromesse. Sì, compromesse, si sono aperte a causa dell'umidità. E hanno resistito le strutture in ferro, però come potete vedere qua dalle cartine, è ruggine. Il pannello ormai è quasi andato, per cui c'è un lavoro di restauro che non sarà
sarà indifferente, soprattutto finché non venga ripristinata la reazione, la cosa potrà soltanto che o mantenersi o peggiorare. Approfittiamo anche di questo video per fare un appello a tutte le persone che volessero entrare qua dentro, visto che ci sono stati anche dei tentativi di effrazione, di danneggiamento della struttura che veramente non hanno assolutamente senso, perché la struttura è comunque a richiesta, è comunque visitabile. Ci sono tutti i cartelli all'esterno e le informazioni su internet per prendere i contatti. Cioè, se uno proprio volesse venire qui, è possibile visitarla. Cioè, basta telefonare all'associazione, basta telefonare, risponde lui e viene organizzata una visita ad hoc. Quindi, diciamo, non ha nessun senso tentare di introdursi qua dentro per fare danni stupidi e imbrattamenti e quant'altro. Danni che costano ore e ore di lavoro per ripristinarli. Vengono fatti tutti ad ore sottratte al tempo libero, non è un lavoro retribuito da nessuno, questi sono tutti lavori su base volontaria. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto 16 tentativi di intromissione dentro la base. Andiamo dall'altra parte. Questa è la cartina che ancora si preserva abbastanza bene, le scalette per andare a fare le correzioni o per apporre i vari simboli sulla cartina stessa. La grandissima cartina della sala operativa. Questa qui è un'altra sala operativa abbastanza malmessa. Qua c'erano anche sicuramente delle cartine, dei pannelli con delle indicazioni. Purtroppo è andato tutto completamente distrutto, l'umidità non perdona, non lascia scampo alla carta e al legno e altri materiali che assorbono. C'erano tutte quante a tre tubi fluorescenti in tutte le stanze, più o meno è usato questo tipo di lampada. Ecco, questa qui è la famosa sala degli armadi rack dove erano alloggiate tutte le apparecchiature. Vi avevamo fatto vedere nel video precedente tutti questi quadri che purtroppo ora sono spogli. Anche qui si sta cercando di fare un po' di ordine, soprattutto nella parte in fondo. I lavori sono ancora in corso, quindi non vi facciamo neanche vedere più in là. Si spera che anche qui, non dico di ripristinare gli apparati, però almeno di far vedere con delle immagini più o meno come era disposta la collocazione e circa come poteva funzionare l'impiantistica. Non è una cosa tanto facile perché erano apparecchiature coperte da segreto, quindi sono cose militari che è difficile anche avere informazioni per quanto riguarda il funzionamento e anche le stesse foto. Non è per niente facile averle perché era vietatissimo fotografare all'epoca. Thank you.
veramente strana questa cosa, guarda che roba. Sono delle muffe che assomigliano a delle radici e delle formazioni viventi. Ecco, siamo finalmente nella sala degli apparati telefonici. È stato tutto ripulito anche a livello della manualistica che è stata tutta raccolta in questa scrivania. E poi è stato sistemato anche tutto quel rottame e tutte le cenfrusaglie che erano per terra. Questa qui è la sala generatori, che ricordate l'altra volta che gran caos che c'era, era tutto pieno di materiali per terra, di tutti gli oggetti in disordine. Adesso finalmente sta prendendo una forma, nel senso che comunque è stata fatta una pulizia, purtroppo i motori sono ancora chiaramente smontati perché sono stati vandalizzati. È molto difficile e faticoso rimettere a posto questi alternatori perché pesano veramente uno sfacelo. Quindi probabilmente più avanti riusciremo anche a vedere questi quattro generatori finalmente nel loro aspetto che avevano ai tempi dell'apertura della base. Le intenzioni tra l'altro sono anche quelle di far funzionare uno di questi quattro motori, perché sono motori che alla fine sono eterni, non è che hanno un problema di obsolescenza, si tratta semplicemente di fare una pulizia generale e di metterli in condizione di funzionamento. Secondo quanto si apprende dall'intenzione dell'associazione, l'intenzione è quella di fare funzionare almeno uno di questi quattro motori, che secondo me sono anche in buone condizioni, perché sono motori Alfa Romeo indistruttibili, 6 cilindri, è il motore che era montato sul camion Alfa Romeo 1000,
che poi sarebbe anche la versione dell'autobus 1000, risale agli anni 50, inizio anni 60. Anche qui il quadro elettrico purtroppo, come vedete, non è messo affatto bene. Ci vorrebbero tantissime ore di lavoro per restaurare questo impianto. Io spero che nel tempo si riesca a trovare qualche volontario che sia in grado di dare nuova vita a questo quadro, perché purtroppo qui il lavoro è veramente impegnativo. Ecco, finalmente abbiamo anche l'accesso alla zona caldaie. Questo era tutto l'impianto relativo al riscaldamento. Qua c'è un nuovo quadro che l'altra volta non avevamo visto. Qui non si badava a spese per quanto riguarda il tempo da dedicare all'installazione. Guarda un po' che precisione, incredibile. Questa è una cosa interessante perché è praticamente una cavità dove si sarebbe dovuto mettere l'esplosivo per far saltare in aria tutta la galleria. Questo chiaramente in caso di necessità, di guerra, di emergenza. Questa qui era la cappa, probabilmente, dove venivano fatte le saldature, no? C'era un'aspirazione di fumi che aspirava tutte le saldature di stagno che venivano fatte qui su un banchetto che probabilmente era qua sotto. Banchi di lavoro. Ci sono anche due brandelli di nastro forato. Come abbiamo spiegato nel video precedente, questo serviva per cifrare i messaggi da inviare con i telescriventi secondo la codifica Teletype a 5 canali. Ecco, qui c'è anche la tabella col codice dei fori funzionanti sulla striscia di carta. Mi ricordo benissimo anche il rumore di queste macchine che avevo visto funzionare molti decenni fa in caserma. Schema elettrico, sembrava lo zoccolo di un relè a 8 poli, il modello BT 160, non so adesso
a quale macchina si riferisca, comunque sembra un manuale tecnico per le riparazioni. Ecco, tutte le parti meccaniche della telescrivente, cioè apparati che non esistono più ormai da 30 anni. Ecco, vedete anche la cucina, sono stati messi gli elettrodomestici al loro posto e finalmente sta prendendo le sembianze di quello che era negli anni 90, cioè quando la base era ancora operativa. E qui ci sono ancora tutte le suppellettili, c'è un po' di origano. Ancora risalente, presumo, a quell'epoca del funzionamento della base, cioè degli anni 90. Posate, bicchieri. Bene amici, oggi ringraziamo anche Edo che ci ha dato una mano nelle riprese. Se avete delle cose da chiedere potete farlo nei commenti. Se volete visitare la base, ovviamente non venite qui con martelli, scalpelli, trapani eccetera eccetera, perché basta semplicemente telefonare al numero che vedete sopra la porta e vi verrà aperta a richiesta, chiaramente concordando un appuntamento, senza nessun problema. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!